Una nuova live di GTA 5 Roleplay. Ho saputo che c'è una rapina alla Pacific, che adesso proveremo a sventarla se ce la facciamo. Un attimo che finisco di impostare due cosette. Poco fa abbiamo fatto l'evento con la chat. Ci stava di brutto. Microfono va. Musica va. Oh no! Sono spawnato su un tetto, raga, che merda. Aiuto! Perché ho sloggato su un tetto. Vediamo se qualche collega può venire a prendermi. 18 stream. Sera stream. Buonasera signori, scusate, mi sono svegliato su un tetto, ho dormito su un tetto del 399. Qualcuno può venire a prendermi l'elicottero? Chi? Eh? Chi? Chi? Stream. Chi te l'arrivo? Grazie ragazzi, aspetta, vi faccio una chiamata, sono esattamente su questo tetto, grazie mille. Aiuto! Bella Ste. Per un pelo potevi vincere Ste, vabbè. Ci stava. Per chi guarderà questo video su YouTube dirà: di che cazzo state parlando? Stiamo parlando di un evento fatto poco fa in live, dove ha giocato tutta la chat. E il video è già disponibile sicuramente da tempo su YouTube, il video dell'evento, quindi insomma vattela a vedere l'evento. Che è Nicole? Eccolo, stanno venendo a prendervi. Aiuto. Aiuto. Più su. Non lì. Più su. Aiuto. Aiuto. Grande. Grande, Rich. Comandante, mi hai salvato il culo. Oh, no. Bella, Horseman, dimmi. Scusa un attimo, allora, io guardo un attimo il tuo profilo. Allora, vediamo un po'. Non vedo la qualifica per diventare un cecchino della SWAT. Che cosa ci fai qua sopra? No, perché ho dormito qua. È successa una cosa ieri inaspettata. Okay, è dovuto dormire qua. Va bene essere un senza tetto, ma te non puoi fare l'eccezione alla regola. Esatto. Ho un feticismo per le altezze. Dai, grazie comunque. Ora provo a fare a buttarmi dall'elicottero senza paracadute. Direi di no. Direi che ti perché? Spaccheresti le ossa. Dici? Sì. Oh, a meno che magari no, non lo so. Vuoi provare? Va bene. No! What? Vabbè, dissociamoci da quello che è stato fatto, ragazzi. Vabbè. Uno meno. Fede, puoi venire un attimo? Il roleplay, però dai, si sta scherzando, sti cazzi. Bisogna anche capire se viene rovinato il roleplay degli altri o no. Fede, abbiamo perso Horseman, si è suicidato. Comandante, Fede, poi un attimo, mi daresti due giubbottini per la rapina? Che ti dovrebbe parlare una persona. Due giubbotti antiproiettili. Ah, non c'è una rapina? Io sono. Sono veggente, per quello. Ah, vegetativo o vegetale? Sì. Ah, vabbè, ok, non si fa nessuna pena. Vabbè. Ma mi può dare comunque due giubbotti perché non ne ho. Grazie. Sì, ma non lo dire. Ho fatto un sogno stanotte, lo giuro. Ah, ti sei sognato una rapina? Sì. Una rapa piccolina? No, una rapa grossissima. Ah, gente, devo fare buffo una. Sì. Vabbè, ha ragione, era OC la cosa. Però, che cazzo, dai. Stiamo facendo mille cagate. Cioè? Cosa?
serve altro? Munizioni, pillole? Ho 16 pillole, quindi no. Munizioni AK ne ho 217. Va bene, va bene. Pistola, vabbè, 70 colpi. Ciao ragazzi. Comandante, una cosa. Dimmi. Abbiamo tutti le MK2. Sono tutte senza colpi. Let's go. In pratica, raga, la rapina è stata organizzata a Occi per divertirci. Per chi non gioca a roleplay, no? È stata organizzata fuori dal gioco. Quindi ora, se io in gioco dico c'è la rapina, mi dicono giustamente: ma che dici? Qual è la rapina? Qualcuno è vivo in radio. Giustamente. Appunto. Però questa cosa mi confonde sempre. Sono finiti. Sono finiti in maniera veloce. Ragazzi, sono adesso non ho più la combat, prendendo la combat e la revolvere, ma adesso vedi, cioè, stiamo parlando di bug abusing, capito, raga, cioè, è normale. Io ne ho 31. E sti cazzi. Ciao, ginocchio destro. 184 perché siamo mischiati. Ah, erano già in 8, mi dispiace, ginocchio. Noi? Boh. Non so quanti saremo, quanti dobbiamo essere, mi sa 10, massimo 10. Forse c'è qualcuno in più, ma boh. Ora vediamo. In teoria dovrei partecipare, a meno che avviene qualche colpo di scena finale, però. Capitano, puoi venire un secondo? Dovrei partecipare alla rapina. Venga, venga. Minchia, raga, mi ha stancato l'evento di poco fa, ho parlato troppo. Ti prendo in braccio. Ho parlato too much. Va bene, ginocchio, ci sta a tifare per i tuoi amici. Giusto per testare se funzionasse. Horseman, sei vivo? Poi fra un po' vi faccio un sondaggio. Va bene, Bruluni, non appena scatta l'allarme, ok. Si sta un po' la mia scrivania. La 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 la. Ma che bello! Guarda quanto luccica! Puliamo un po' di qua! La 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 la! No 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 no! La la la! La 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 la! La 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 la! La 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 la! La 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 la! Salve collega! Collega, qual è la sua scrivania? La mia? No, non ne ho una, io sono... Come no? Gliel'avrei pulita. No, non ti preoccupi. Per il modico prezzo di $1000, ovviamente. Madonna, manco... No. Come stai, Bruni? Tutto bene, tu? Va, tutto bene. Ho fatto un sogno. Che sogno? Dimmi. Di avere un sogno. Perfetto. No, che scherzo, ho fatto un sogno. Come che oggi succederà qualcosa? Però era un sogno. Ah, beh, sì, però non... anche io. Dove sono sicuro? Una sorta di sogno premonitore. Mm-hmm. Ho visto spari. Ho visto morti. Barbie che moriva. Sì. Esatto. Barricate. Macchine. Sì. Macchine da sommossa. Sì, anche io ho visto tutto ciò, però boh, non lo so. Magari, sì, magari è solo un sogno. Un sogno, esatto. Vedremo. Andiamo nel corso di questo servizio, diciamo. Sì. Com'è andata oggi? Eri in servizio da tempo? O no? Sono stato un'oretta in servizio, non più di quella, non c'era quasi nessuno con gli occhi aperti, diciamo. Quindi niente. Hai tutto, riservo qualcosa alla cassa? Giubbotti. Allora, giubbotti pillole. Ce li ho. Ne ho 3. Ok, pillole? Pillole 16. Perfetto. E poi boh, munizioni AK 140. No, 217 colpi della AK. Vabbè, sì, 70 pistola. E poi il mio amato manganello. Ok, quello là è il fondamentale, diciamo. Sì. Basta che c'è quello. L'ho anche lubrificato un po'. Ah, mamma mia, così andrà meglio, diciamo. Sì. Perfetto. Nelle teste dei criminali. Ovvio, certo. Quello intendevo. Mica lì. Vabbè, anche lì. No. Anche lì, dai. Va bene, mi scusi un attimo che vado a vedere i miei agenti che fanno. Vada, io mi faccio due fotocopie. Sì. Una ricetta ho trovato sul web, buonissima.
Raga, devo imparare a... Com'è il comando? Ecco. No, questa era aggiusta. Tastiera invisibile. ATM, comando ATM. Ah, perfetto. La 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 la. Sì, un'altra fotocopia. Dai, facciamolo. Potreste dire tutti quanti davanti all'ufficio, sì, in fila. Sì, un'altra ancora. La 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 la. Olè. Vai. Sì, Bruno è il mio facsimile, si assomiglia di brutto. Cioè, mi metti la cremina per la pelata. La metto io. Ecco, lascia fare a Bruno. Mettetemi un po' la cremina perché sennò poi mi si irrita. Sì, ecco. No, 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 così mi fa lo scalpo. Ma che fa? Oh, un favore ho chiesto. Aspetta, aspetta, ci penso io. Vabbè, vabbè. Stendila bene, mi raccomando. No. Oh, sto avendo dei problemi, non trovo la... un attimo. È qua. Vieni qua, lontana, voglio vedere io. Abbassi la testina, collega. Ma è ruvida. Ecco qua. Sì, è faccio un po' brutto. Scrub, sì. Faccio uno scrub che c'è pelle secca. No. Con lo scrub $2000, questo è gratuito. Col detersivo della macchina. Oh, ok. A posto. Lubrificatine. Prerapine da fare. Cioè, mi piace. Siamo 10 col comando. Perché cosa? Dovevi andare in guerra. C'è anche l'altro. Capo. C'è una persona in più, capo. Sì, sì, devo andare in guerra. Mi piace. Verranno chi ha fatto. Chi è già qua? Sono già stanco, raga. Comunque si diceva che Bruni si assomiglia a me. Però no, lui ha le guancette rosse, 10, Bruni. 11, no, siamo due. È un po' più rossiccio, ha la canaggia un po' più chiara. Allora, 10. Io sono più buono, cioè guardate, scusate. 10. No, 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 no. Ho stabilito io un limite, 10. Ok. Perché i capelli sono uguali. La barba verde. Quanti sono? No, neanche i capelli, raga. È nero. Ha un taglio diverso. Un procuratore distrettuale dietro di lei, comandante. Ciao, procuratore. Quando cazzo arriva? Procuratore. Vuole partecipare all'appello? Procuratore, vuole partecipare alla festa? Sì, sì, certo, assolutamente, come le pare. Sì, è procurato. Ti prego, di al palato che la barba verde. Procurata. È un Grinch, raga. Vabbè, si giri, va, faccia il suo lavoro che è meglio non si intrighi dei miei affaracci. Allora, da destra verso sinistra, dalla mia destra verso sinistra, dite nome, cognome e grado. Vediamo quanto c'è. Bojack Horseman, agente esperto. Assistente capo. Samuel Bard, agente capo. Pito Santana, agente capo. Rich Stream, assistente capo. Tony Santana, sergente maggiore. Bruni, Matteo Bruni, sergente. Comunque, raga, è vero che quando parla Santana, ve l'ha detto Remix ieri, il comandante. Quando parla Santana sembra che sta sempre sorridendo. Minchia, che bello. L'ultima volta che ho fatto una cosa del genere siamo stati un quarto d'ora prima di sentirli tutti. Lo so, purtroppo hanno qualche... Eravamo nella stanzetta laggiù. Quindi qualcosa di più l'hanno imparato. Prendere qual è sia la destra e qual è la sinistra. Bene, bene, da quel che vedo siete... Abbiamo studiato. Sì, siete preparati, siete preparati. Bene, signori, siete pari, giusto? 2, 4, 6, 8, 9, bene, sono dispari. Allora, uno dei tre agenti... E per agenti... Ah no, c'è... Ah no, italiano è agente scelto. Tu scegli, quindi uno dei due agenti, tra vendetta e capo... Faccia pari o dispari e vada al desk. Gli altri formate una pattuglia e andiamo fuori. Affermativo, andiamo ragazzi. 14. No vabbè, se il capo si era diciamo che era andato in queste cose. Ciao Mickey Tusa. Entriamo. Mi spiace. Nel pieno dell'azione di Weird City. E di chi è questo mezzo, Bruno? Vieni in pattuglia con me, Bruni? Vabbè, andiamo. Ci stai? Ci sto. Sto mezzo lo mettiamo dentro, che dici? C'è anche la gomma bucata. Di chi è la Jeep blu qui? Nel dubbio la posso.
nel dubbio l'abbiamo posata. Pigliamo la charger. Vai, vai, prendiamo la charger. Ecco la charger, ragazzi, benvenuti in live. Spero state bene. Sì, sto bene. Stream, Bruni. E si pigliano la Adam 1, let's go. Vai. Mamma mia. Salute. Grazie, grazie. Andrà tutto bene, collega, stai tranquillo. Pensi positivo. No, no, positivo in questo periodo non è molto buono. Come cioè, senso negativo. Senso negativo. Assolutamente. Anche però, Giovanotti, a forza di pensare positivo, la Filippa. Ah, visto, appunto. Mamma mia. Vabbè, sta bene comunque. E questo? Salve. Ah, no, mi è sembrato, no, mi è sembrato aver visto un testino. Non c'è nessuno. No, no, sì, ma ci possono attestare, invece no. Sono completamente oscurati, non potremmo vedere. Ma in radio mi sento? Cosa? In radio mi sento? Quando ho detto il 10-3. Fai un check. Check. Sì, sì, ti sento. 10-3 Adam 2 Santana Santana. 10-4 10-3 Adam 4 Barbie Vendetta. Adam Treasure. Ma non pensate. Sì, 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 questo mi sa di sì. Sì, sì. Mamma mia, manco a contare. Adam 3, dicono Adam 4, vabbè. Non possiamo pretendere troppo, insomma, abbiamo imparato destra e sinistra, ora i numeri esatto, vengono i numeri dopo. Ora uno alla volta. C'è qualcuno che è rimasto da solo? Passa di colore rosso. Salve. Vieni qua, ti gentilmente scende dall'auto. Sì, può scendere dall'auto per favore. 10, 13, 5, 7, 7. Tutte e due. Due, gentilmente. Buonasera, signore. Mi occuperò di lei. Salve, matricola. Salve. 6666. Sì, sì, sì. Abbiamo visto che è passata col rosso. Dobbiamo fare un controllo. Sì. Io mi occupo del guidatore. Il collega andrà a chiuderla. Muscolo Y, signore. Gentilmente dammi i documenti. Grazie, signor Alex Rabattini. Sì. Hanno tentato di fotterci la macchina per due volte e stavo andando a chiuderla. Come, scusi? Capisco. Hanno tentato di rubare la macchina due volte. No, guarda, non la sento. Può venire qua, per favore? No. Riprenda i documenti. Per quanto mi riguarda, a posto. L'ho sanzionata per passaggio col rosso. Insomma, signora, abbiamo visto che è passato qua col rosso. Sono 350 dollari. Sì, perché sono arrivati due Ferrari, ci hanno praticamente attaccati ai due sportelli della Lambo, cercando di farci fermare per rubarci la macchina. Mi hanno detto proprio esplicitamente: dammi la macchina. In questo caso, signore, non esiti a chiamare la polizia dal telefono. Trova il nostro numero nei preferiti. Noi convergiamo subito. Se scrive tipo: aiuto, due persone mi stanno importunando, noi arriviamo. Ok. Comunque, per quanto mi riguarda, a posto, signore, è stato multato. Passeggero, può andare. Arrivederci. 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 Buon lavoro, ragazzi. Anche a voi, signori. Comunque buon divertimento, ecco. Andre. Puliti. Sì. Molto puliti, fin troppo. Anche troppo, esatto. Il guidatore era pulitissimo. Sì, sì, anche. Ma ancora molto. Vabbè. Ciao, Robsoff, come stai? Un strano mal di gola. Sì. All'improvviso. Pensa negativo. Sì, sì. No, io sto bene. Ero un po' stanco in questi ultimi 2-3 giorni. Stanchezza cronica, però boh. Cioè, può essere causata da miliardi di cose. Stavo stress, bene, cioè, nel senso. Stavo bene fino a oggi pomeriggio. Poi non so perché all'improvviso questa sera. Mal di gola. Però boh. Sarà un mal di gola dovuto passeggero. Al fatto che magari dormo ancora in pantaloncini. E quindi... Ah, ecco, sì, può essere per sì, sì. Oh, eccolo qua. Salve.
Sera. Scendete dal veicolo. Scendete dal veicolo gentilmente, entrambi. 10-13 al Vanilla. Signore Viola. Salve gente, che è successo? Buonasera, dobbiamo controllare i signori qua con questa macchina. Stavano guidando contro mano, facciamo una multa. Comunque questo è un coso, è privacy, quindi se voi potete allontanarvi voi un attimino e noi facciamo quel controllo. Ascolti signore, mi favorisca i documenti, guidatore, per favore. Jack Must. Mi è familiare signor Must. Vieni. Allora, signor Mast, la sto multando di $400 perché ha guidato in contromano e l'abbiamo beccato in pieno. Non si occupi. Il veicolo immagino che sia suo o comunque preso a noleggio, giusto? Certo. Ok, quindi per quanto mi riguarda è a posto. Il signore è qua? Prelevo automatico di soldi, che tecnologia. Sì, 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 scusatemi. Abbiamo accesso ai conti noi. Grande tecnologia. Arrivederci. No, Manu, non la restiamo per furto, che perdiamo tempo per niente. Il veicolo aveva una denuncia, ma boh, penso che sia stato noleggiato. Di quei veicoli lì che si prendono a noleggio e poi vengono denunziati perché non li restituiscono il giorno stesso. Sì, sì, infatti. E li riportano i giorni dopo, insomma. Vabbè. Esatto. Non ho voluto fare accertamenti, dai, è stato bravo il signor Musk. Sì, no, anche questi Musk non avevano nulla, nemmeno. Il passeggero non aveva manco una multa. Il mio avevamo mancato altri, no, però. No, ok, certo. Mi date un check Adam? Check Adam 1. Check Adam 2. Check Adam 3. Vedi Bruni che oltretutto è il collega seduto come in macchina, scrive siamo a fine V, non ha senso. Speriamo che se il sogno deve accadere non accade troppo tardi, diciamo. Eh sì. Perché io ho fatto tutto di fretta, pensando che questo sogno si avverasse. Infatti. Anche io. Ascolta, però vado un attimo alla Pacific che devo depositare dei soldi. Va, sì. Riveniamo presto. Stai, sto girando come 50 con $50,000. Beh, direi che non è il caso. No. Comunque bastava, cioè una qualsiasi flica, diciamo. Vado in una flica. No, dico puoi depositargli in una qualsiasi flica. Non per forza in banca. Però ormai. Vabbè, poi sì, ormai vai. Dammi un'occhiata fuori tu, dai, non sia mai che becco il momento sfigato. Ok, mi tengo $1,999. Adam 3. 10-3 Adam 4, sono in italiano. Tieni, ti ho dato $5, così in tasca ho $1,994. È un anno che mi piace. Perfetto. È il mio anno, ragazzi. Però... Le cinque gomme. Le gomme, no? Le gomme. Un gelato, se vuoi. Beh, sì, ci sta. Magari per la gola. Come se fossi tuo nonno, ecco. le caramelle per la gola, ecco, sì. Guarda, le puoi prendere qua, c'è una farmacia. Qua al 24/7 c'è il distributore, se non sbaglio. Ok. Guarda se c'è. Ah no, qua, guarda. Qui vendono un po' di tutto. Aspetta. Dammi un secondo. È chiuso. È chiuso lo stronzo. Si è aperto per un secondo. Aspetta, conosco un 24/7 aperto. Oh. /24/7 aperto a sud, zona ghetto. Non so se è presente quello che stai dicendo. Sì, forse ho capito. Esattamente qui.
No. Vabbè, in caso di eccolo. Qua ti puoi comprare anche le caramelle per la gola. Ti aspetto. Prendimi due ciambelle. Le ciambelle immancabili, raga. Molto veloce il tizio. Sì, me le prese due ciambelle. Ehi. Ah, sì, grazie. Ecco. Ah, belle, sono ancora calde quelle. La scaldate nel forno, cioè erano già calde quelle. No, no, appena sfornate, quindi. Ora l'assaggio. Buone. Sì, questa al cioccolato è buonissima. Vuoi un morso di questa con cioccolato bianco e marshmallow? Vediamo. Vai. Buona, un po' troppo dolce, però ci sta. Beh, sì. È proprio americana. Sì, americana, è classica. Dici il fumo rosa, però. Alex, sai che il fumo rosa, a quanto pare, 125. Non so perché. 125, può essere. È tipo un bug visivo. Perché io sono già andato dal meccanico a dire: oh, toglietemi il fumo rosa. Questo vuole gareggiare. Continuate in 143. Buonasera. Che veicolo è? 1045. Sì. Ci troviamo al garage per 143. Diamo precedenza a questo o all'altro? Esce dal garage. No, prendiamo questo. Accosta il veicolo. Polizia di Weir City. Accosti. 1045 anche noi. Convergiamo. 374. No, vabbè, tranquilli. No, noi convergiamo dal 129. 1044. Accosti il veicolo. Continua a comunicare. Vai, dillo tu, dillo. Accosti. Accosti. La prendiamo, accosti, dai, vogliamo solo parlare. Accosti. Accosti il veicolo. Bene, se attendo che quasi volo. Lo distruggo, questo. Vola lui, vorrei dire. Dai, Zero, no. È manetto. Quindi? Costi. Un po' mollato. Proceda, collega. Ci vuoi veramente arrestato? Beh, facciamo io una romanzina allora. Vabbè. Che problema? Allora, e questo qua va. Ah no, no, ho sentito le sirene. Non ho sentito le sirene? Sono un po' sordo. Ah, non ha visto la macchina che le veniva incontro? No, no. Ah, nemmeno quella. Erano sporchi. Può essere che come faceva a guidare, mi scusi. Come? Come faceva a guidare se erano sporchi, mi scusi. No, i tacchetti, mica il parapetto. No, capisco. Sa signore che questo bacato è alto comunque. Se riesce a dimostrarmi che, che ha problemi, che è sordo. Ok? Se riesce a dimostrarmi che è sordo tramite un documento, un qualcosa, lo lasciamo andare, se no la sbattiamo dentro. Mi sente? Che ha detto? Pure ammette semplicemente. È furbo. Che ha sbagliato. Che ha detto? Devo dire che ho sbagliato, però non sono sordo. Non è sordo? No. Ok. Ah, vabbè. Basta dire la verità e tutto si risolve. Visto. Vabbè. Sa che questa macchina non la può più usare in quanto ha la ruota bucata. No. Parla, va bene. Raga, non stiamo arrestando perché dovrebbe iniziare una rapina breve. Fare un mancato alto, per un mancato alto, sinceramente. Beh, sì. Anche perché se all'improvviso spunta una chiamata, dobbiamo andare. Sì, chiamate più importanti, dici, no? Esatto. Oppure questa magari destra, possiamo avviare la procedura, poi se spunta la chiamata diciamo, ascolti, vada. Esatto. Tipo. Quello là, a destra, al civico 360, è il concessionario delle auto VIP. Sì. L'ho sentito parlare. Però no, è sempre chiuso. Boh. Conoscevo il proprietario, ma non c'è mai. Sì, anche io me lo ricordo il proprietario.
Il giubbotto Gucci è la macchina di cacca. Ma giustamente, Big Luciano, scusa. Bisogna ostentare ricchezza e poi far figura di merda nel 2022, no? Forse mi ricordo. Nel tempo ci sono fatte le 11 quasi. Già. Cosa sono queste chiamate che non riesco a leggere? Molestia. Andiamo. Convergiamo la chiamata. Tommaso, era sbagliato. Molesta deve essere una cosa pesante. Interveniamo Cazzuti. Esatto. Ragazzi, abbiamo tolto noi 16. Chi molesta qui? Chi è che sta molestando qui? Questa signorina stava molestando il signore no, nell'auto. No, non è vero. La signorina o il signore? Sì, no, la signorina. No, la consideriamo signorina. Salve. Posso sapere anche l'altra versione? Quelli bordello. Con i capelli blu mi sta molestando. Verbalmente, intende? Ma non è vero. No, dai. Chi è che molesta qui? Non l'ho fatto io la chiamata, non l'ho fatto io. Ah, ok, va bene, quindi tutto a posto. Sì, è tutto a posto. Ma non è che lei vuole un servizio, 5 euro. Ecco, allora, ecco. No, signorina, solo il servizio. Parlando di servizio. Ma quindi fuori servizio andrebbe bene. Non lo so. Let's go, non eravamo ancora crashati, raga. Eccomi, andiamo. Fastidiosa quella signorina, non tanto signorina. Non tanto signorina, diciamo. Tanto. Stavo per cadere nella trappola, Era difficile da capire. Poi l'ho guardata bene. Si è un attimo ingarbugliato con le parole, lei. Dicendo fuori servizio, cioè, ha fatto intendere che fuori servizio ci sarebbe stato. Quello non l'ho detto, però ho detto che sono di servizio. Giusto. Cos'è, radio? Perché non riesco a leggere le notifiche io? Non lo so, aspetta, vado io. Abbiamo degli ostaggi. È al 137. Come fai a leggerle tu se sopra esce l'accettazione della chiamata o no? Mi spunta in rilievo. Non so perché, mi spunta in rilievo il messaggio della chiamata. Boh, vabbè. Non so perché. Raga, quando è crashata la live? Avete visto quella ragazza non ragazza che mi stava importunando? 10 di 208. O sono crashato proprio nel frattempo? No, ho dei problemi agli occhi molto. È crashato proprio in quel momento. Vabbè, non vi siete persi niente perché poi mi sono accorto che è crashato e quindi ho smesso di parlare, di fare per riavviare OBS. E poi sono spariti tutti. Non era ancora crashato oggi, quindi. Come fai a non apprezzare una donna così bella? Collega, ma tu di che colore lo vedi il fumo dalle mie gomme? Aspetti, sgommi un attimo. Non lo vedo, in realtà. Nero. Ok. Quindi è un problema mio. Io lo vedo rosa. No. Sì, lo so. No, non era. Raga, si farà mai questa rapina oggi? Boh. Mi dicevi di guardare l'applicativo? Ma non il mio, l'altro applicativo, dici? No, prima ti ho dato un toc toc. Ah, ok, pensavo l'applicativo della polizia. Me ne sono accorto, grazie, sì, contemporaneamente. Boh, nel nostro applicativo non scrive nessuno. Guarda, ti dico, facendo anche un po', diciamo, di metallo, che purtroppo mi sono arrivate voci che ci sarà ancora un bel po' da aspettare. Vabbè, se sarà troppo tardi non parteciperò. Mi sa che ti seguo. Che ora è? Vabbè, sono ancora le 11:20, ora divertiamoci un po'. Sì. Se riesco a fermare questo. 10:13. L'ho presa malissimo. Olè.
Stupida curva. Tutto bene, collega? Io ero ben saldo al sedile, non mi sono fatto malissimo. Ho sbattuto un po'... Ah, il ginocchio mi fa male, che cazzo. Che volo! Adam Furioso sotto il ponte del 380. Avete un passaggio da darci in centrale? Sotto il ponte tra il 380 e il 389. Nella freeway. Adam 3 converge. Grazie mille. Bruni, tutto bene? Bruni? Scusami Bruni, mi sono distratto un attimo lì facendo la curva. Cioè, ho preso male le misure più che se mi... Sì, ho visto un po' la cervicale, però ci siamo. Io ho sbattuto il ginocchio, ma passa. Meno male, comunque le nostre auto sono rinforzate anche per casi come questo. L'abitacolo è bello sicuro, diciamo. Esattamente. Ci stanno venendo a prendere? Ciao Toretto, come stai? Benvenuto. Big Luciano, scegliti una t-shirt da Registream Shop che hai vinto nell'evento. Non per forza deve avere il logo Registream. Guarda che c'è qualcosina di boh, carino, non so. Tutto comunque ambito salve, GTA. Salve, bisogno di aiuto. Salve. No, tutto a posto, sto aspettando il collega. Aspetti un attimo. Oh, salve. Di nuovo lei. Ma stava guidando Bruni che non sta guidando. No, guidavo io, signore. Stavo guidando. Chi stava guidando dei due? Guidavo io. Il suo moroso, diciamo. Bel maschione, mi ha fatto le foto ai piedi. No. Non mi sembra, scusi. Non penso in servizio. Mamma mia. Ma lei da dove è uscita, mi scusi. Ma chi è che ride? Lei stessa. Io lo devo dire, mi sa che si traumatizza. Allora, non sporchiamola troppo. Ricordiamoci che qua abbiamo degli occhi viola. Esatto. Rimaniamo nei limiti della decenza. Stia tranquillo, casomai mi bannano me sugli occhi viola. No. Non lo so. Ma meglio evitare qualsiasi cosa. Go. Diciamo. Come va? Ma considerando il fatto che la nostra volante è ribaltata, diciamo non molto bene. Volete una mano? Stiamo aspettando i colleghi. Stiamo aspettando i colleghi. Colleghi, mi stiamo aspettando sotto il ponte del 380. Perché comunque lei mi sta molto simpatico. Ma se vuole le do il numero del mio collega. Mica non sembro una donna da un modello. Sembro. Assolutamente, sembra più un modello che un modello in realtà. E voi che combinate, ragazzi? Boh, niente, andiamo un po' in giro. Devo rimorchiare un po' di ragazzi. Incontro così, così dopo ci guadagno un po' io. Se no come guadagno? Cioè, giusto. Non fa una piega. Ma buone. Scusi, ma dietro al signor Gianluca, scusi. No? No, mi penso di te. Si vergogna di stare dietro, vero? È mio cugino, invece quella a fianco a me è la mia ragazza. Barbie! No, visto. Ti devo presentare una signorina, vieni. Vieni, Barbie. Ah, ci siamo già conosciuti. Io il suo... Salve. Aspetti un attimo, Sì. Si allontana immediatamente, signorina. È contromano, sennò... Salve. Mamma mia. Mazza, questa fa paura. Ha 10 secondi per andarsene. Ma che cattivi che siete. Oh, cazzo. Ti è uscita la voce vera. Guardi, se se ne va, magari possiamo sentirci, vedo il numero di tutti i miei colleghi. Come ci finita la volante qua? Stavo facendo il seguimento. Siamo avuto un attimo. Ho sbandato da lì. Sono entrato dall'autostrada verso qua. Quindi questo nel senso giusto. E boh, è successo. Abbiamo fatto 5 giri su noi stessi e siamo finiti qua. Esattamente. Molto brutto. Ciao. Come va, Vendetta? La Vendetta, no? Guidare voi, ditemi, Come va, Vendetta? No. Tutto a posto, tutto a posto. Salgo dietro, vai, Barbie. Ho un'informazione, già l'ho detto anche a Rich. Molto probabilmente per la cosina ci saranno ancora un bel tanto tempo. Perché non ci sanno organizzare. Oh. Io me ne sono già fatto una ragione. Quindi... Fonti abbastanza certi. Rich vindice. Molto puntuali le persone, comunque. Beh. Diciamo stare. È giusto così, è giusto così.
Vabbè, giusto, forse no, però. Non lo so, ma infatti era ironico come cosa, era ironica, non era serio. No, non lo so. Oh, è proprio stretto qua dietro, cazzo. Ah sì, non hanno molto spazio i carcerati. Ma manco di respirare. Hai scorreggiato, Bruno. Io? Eh sì, effettivamente sì. Che ragazzi, schifo. Scusate, sono un po' in abbassatevi a fine, sì. No, non si abbassano. Sto soffocato, aiuto. Troppo è così. Carcerati devono subire queste cose. No, no, stream, non ci vomitare nell'Adam, per favore. Fatemi scendere, mi sta per scappare la vomazza. Ok. Va bene, non ero io. Comunque, ti immaginavo. Non fate cazzate, notifica. Che cazzo? Queste chiamate, chi cazzo sono? Grazie, colleghi, gentilissimi. Gentilissimi, gentilissimi. Barbie, ti dedico un ballo. Un attimo. Grazie. Non ho capito che sei detto, perché mi sta ballando? L'ultima chiamata fatta. Per ringraziarti. Non recatevi alla chiamata, non andate nei dintorni. Stiamo già andando io e il capitano. Vedo tu, vedo tu. Avete ricevuto tutti? Ricevuto. Perfetto. Ok, capitano, convergiamo tutti. Come? Scherzo. Sì. Lallallero lallalla. Ascolta, abbiamo detto che c'è un flash game, ma anche un paintball. Paintball sì, è subito al 205. Ok, al 953. Mi raccomando, modera il linguaggio, sia professionale. Questa è la crew dei rompicoglioni. Con la nostra ex agente Lu. Non so se lei o se è un parente in realtà. No, no, un parente. Ah, ok, un parente, okay. Sì, sì. Però insomma ho già avuto chiacchierate con questi. Tipo a Paolini lo chiamano Pannolini. E vanno a bullizzare la gente in giro, anche gli agenti. Però devo dire che se li si sa prendere sono simpatici. Sì, sì, sì. Sì, 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 basta che saperli prendere, diciamo. Non è avvocato, quindi non so. Mi sembra che comunque la situazione sia sotto controllo. Sono quattro colleghi con quattro. Abbiamo fatto sentire la presenza, dai, andiamo. Esatto. Penso abbiano capito che devono comportarsi bene. Esatto. No, abbandonata al centro della strada. Proviamo a passare all'ospedale, magari c'è qualcuno. Andiamo. Ospedale qua. Tieniti. Oh. Da paura. Sei mai stato in questo motel? Qual è? In questo motel no. Qui? No. Carino, eh? Io avevo una stanza a vista interna. Questa stanza qui. Quanto quella che vede a destra là. Okay. Una merda, però c'è da dire che ho speso pochissimo. Quante notti è stato? Una sola notte. No, ok, toccate fuga, ecco. Sì, sì. Poi sono stato in un altro motel. Un attimo che non mi ricordo dov'è. Qua da qualche parte. Io solo in quello davanti, di fronte alla centrale. Ciao. Oh, guarda, questo è in... in vendita, cosa costa? In vendita, sì. Carino come posizione, diciamo. No, in affitto. In affitto. Non è... Vediamo se rispondono, se li chiamo. Non credo, di solito sono sempre tutti spenti i telefoni di questi tizi. Se riesco a fare una chiamata. Ok, vabbè, ci rinunciano voi. Avevo la rubrica, ma non avevo... Ti assicuro che non avrebbero risposto. Ok, bene. Comunque è interessante. Ci sono così tanti edifici in città e noi magari non ci facciamo caso, no? Beh, sì. Tipo al dentes. Vedi? Spaghetti. Sì, ce ne sono molti così italiani, diciamo. Italiani mangia spaghetti. Sì. Meno male che sono di San Fierro. Andiamo.
di... Come? Io sono di San Fierro. Vengo da San Fierro. Oh, è questo? È quello di prima? C'è di sì. Salve. Ah, aspetta, è aperto questo locale. Non hanno messo annunci. Ah, questo qua a destra. Ma? Targa. L'ha messa. Beh. Magia. Furbo. Si chiama magia. Salve, lei con i capelli rasta? Salve. Sono ricci. Salve. Mi scusi, ma ha fatto una magia con la targa? Eh? Lei ha fatto una magia con la targa? Eh sì. Houdini, mamma mia. Sono quelle macchine moderne dove premi il tastino e scende la targa. Loro ovviamente l'hanno fatta scesa. L'hanno fatta scendere appena ci hanno visto. L'ultima generazione. Ah, capisco. E i vetri invece? I vetri riuscite a cambiarli così con un tastino? Non abbassarli, cambiarli. No. E allora mi sa che il collega la deve multare, sai? Sì. Il primo giorno, dai. Primo giorno di che, signore? Apertura del locale. Ah, ecco il suo locale questo? Sì. Ah, bello. Cocktails. Ma no, Cocktoons. Ha messo annunci per caso, che non l'ho visto. Sì. Ah, recentemente. È solo messo adesso. Ah, ok. Ah, eccolo. Alex and Alex. No. Ah, sì. Alex and Alex. Cioè, secondo me è meglio che scrivi il nome proprio del locale. Tanto non si vede. Vabbè. Come vanno gli affari? È appena iniziato. Però devo dire che c'è un po' di gente strana. Ma sì, ma fateli gli annunci che le persone vengono, che non c'è un cazzo da fare. Sì. Vi consiglio anche di farvi un profilo personalizzato su Twitter con la foto del locale. E spammate i messaggi anche lì. Fate una bella foto del locale, magari la foto del proprietario, può essere lei, se la fa scattare da un amico. E la mette come foto profilo di Twitter. E poi date il nome del locale all'account di Twitter. Costantemente pubblicate delle cose. Insomma, vedrete che funzionerà. Le promozioni, magari. Sa, ho studiato marketing, quindi la so aiutare. Oltre ad essere poliziotto e difenderla, le posso dare anche consigli di questo tipo. Questi sono i mezzi che ha a disposizione, ecco. Poi non so, vendete dei prodotti speciali che avete solo qua? Non so, aspetti. Non so se avete dei prodotti speciali, le potete vendere, li potete vendere su Warzone. Offrigli qualcosa da bere. Guarda, mi accontento di un caffè. Ecco, ovviamente è pagato, signore. Un caffè per me e il collega, se ce lo vuole offrire dentro, al bancone. 10-10 al 10-13. Se ce lo vuole offrire dentro, cioè offrire, lo acquistiamo il caffè al bancone dentro. Ok. Dai Bruno, andiamo che ci offre, cioè ci offre, prendiamo un caffè, te lo offro io. Grazie. Ma che fa? Viene pure. Ora scappa. Forse a questo qua gli hanno fatto il porto d'armi di livello 3. È probabile. Sentivo parlare in radio. È il proprietario. Dai, andiamo dentro. Lei è... esatto. Non ho capito. Siete entrambi i proprietari oppure... Salve. Oh, guarda, sono tutti seri qua, oh. Quasi quasi mi fa paura, signore. Salve. Signore, potrebbe fare un piccolo saltello, per favore? Certo. Grazie. Allora, eccovi a voi i vostri caffè. Uno a lei. Grazie, mi faccia pure la fattura, No, no, tranquilli, offerti dalla casa. Insisto. No, offerti dalla casa, ho detto. Va bene, perfetto. Grazie allora. Ve lo bevo subito che comunque un po' di set, sono anche stanchino. Dai, vediamo un po' il caffè. Se mi soddisfa. Come è andato il servizio oggi, agenti? Ma per ora abbastanza tranquillo. Fin troppo, signori. La cosa bella di questo locale è che abbiamo la parte qui sopra, che è un semplice bar, e poi c'è anche la parte sotto. Sotto che è discoteca. Ah, volete fare una visita?
No, io lo conosco molto bene, comunque siamo in servizio, quindi non possiamo restare più di tanto. Sì, siamo così di sfuggita, volevamo un attimino vedere la situazione. Okay. Avete avuto dei problemi o è troppo fresco il locale per avere già avuto dei problemi? Con persone? Già problemi, già problemi. Qualcuno ha tentato... Gente armata. Di minacciarvi? Erano due signori vestiti elegantemente. E che la macchina era una BMW Prior M6. Che vi hanno detto? Dicendo che volevano vedere le fatture, poi sono andati giù, volevano perquisirmi e robe varie. Mick, dovete chiamare la polizia quando vedete. Esatto. Infatti quando ho detto sto chiamando la polizia... Mettete... Vabbè, ma voi fate una cosa, mettete un tastino magari sotto il bancone. Un panic button. Così, esatto. Schiacciate come nelle banche e arriva subito la chiamata. Sì, senza avvisare ovviamente chi vi sta facendo queste cose, perché giustamente poi scappa. Così lo incastriamo dentro e noi facciamo il nostro lavoro e voi vi liberate di rottura di palle. Salve. Salve dottore. Totto, come sta? Bene, bene, tu Rich? Tutto bene. Posso offrire un caffè al signore? Al momento non ne ho, però se vuole posso offrirgli un'estate, una Coca-Cola, una Red Bull. Cosa preferisci? Come uguale, scegli tu Rich. No, scegli tu, è uguale per me. Tranquillo, per me uguale. Qualsiasi dai, cosa è ben accetta. Hai sette o fame? Mezzasera, scelgo io. Ok, dottore... Non può pesentirsi. Ecco, ho sbagliato. No, l'ha dato a me, aspetta. Faccio la fattura al 7638. Sì, un attimo. L'estate è buono, sì, è zuccherino. Fa bene alla testa. E la mente. 7638? 7638. Ok, mandata. Gliela pago direttamente dall'app. Come sono queste questi bancomat? Come fa a campare a 60 dollari alla volta? Ma che? Grazie a te. A parte che l'altra volta mi hai regalato. Cos'è che mi hai regalato pillole cose? Niente, tranquillo, tranquillo. Ah, sul serio? Che succede qua? No, sto prendendo. Dimmi. Ovviamente ragazzi. Queste vi possono servire, Sandra. Grazie. Ma non è che se ti faccio un regalo me lo devi restituire, mica ti faccio regali per avere regali. Però possono servire sempre. Certo, grazie, grazie mille. Va bene ragazzuoli, noi andiamo. Okay. Se non rubiamo i soldi allo Stato non mi sembra il caso. Chiamate la police, chiamate la police se avete problemi. Verremo armati fino ai denti. Devi installare questo pulsantino, l'ho detto. Ok. Complimenti per i pantaloncini dei Lakers. Grazie. Ciao ballo. Li abbiamo raggiunti 50, Bruni. Ciao Antonio, bella vista. Però non l'ho visto io. Ma cosa? Ci vediamo. Bella, Ricky 053. Ah no, mi ha seguito un'ora fa. Forse non ci sei più, Ricky, live. Lol. Aspetta un attimo, Bruno, un secondo. Vai, vai, tranquillo. Raga, voglio aggiornare l'obiettivo abbonati, dato che l'abbiamo scoppiato. Perché? Ci vuoi far rapire? Lo aggiorno al volo in diretta, dai. Tanto ci metto un secondo. Lascia perdere. Siamo 37 su 35, rapire. Raga. Abbiamo un nuovo obiettivo. Ci vuoi far rapire? No, no, dove stai? 40? No, sono informazioni sensibili. 41. Ne avevamo già sfiorati, raga, i 40 un po' di tempo fa. Poi però sono scesi, evidentemente sono scaduti vari abbonamenti fatti lo stesso giorno, tipo 5, 4, 5, sono scesi, siamo scesi di nuovo. Ciao Olio, Olium, come stai Olium? Andiamo al Bennis se c'è qualcuno. Lega legalization. Tutto bene, Olio. Oggi la situazione, devo ammettere, che è un po' spenta qua su GTA. Stavamo organizzando una rapina. Ecco come hanno appena creato un pronostico. In OC. Ma ormai sta facendo una certa e secondo me non si farà più.
E prima ho portato un evento in live, caro Olio. Ha vinto un ragazzo, Giuse. Ha vinto una... No, che cazzo sto dicendo? Aspettate, sto dicendo un sacco di stronzate. Big Luciano, ci sei in chat? Oh merda, sto facendo un sacco di confusione. Che cazzo è che ha vinto alla fine? Big Luciano ha donato un NFT. Sì, a terra, sì. Big Luciano, com'era la situazione? No, 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 mi ricordo, scusami, sto facendo un sacco di confusione. C'eri tu? Hai donato gli NFT a Winchester. Ah no, scusa. Allora prima ti sto dicendo, Big Luciano, scegli una t-shirt. Non c'entrava un cazzo, no? Non c'entrava niente quello che stavo dicendo. Mi sto completamente rincoglionendo, giusto? Cioè, ero rimasto che avevi vinto tu, ma in realtà l'NFT ti è stato donato a te. Vabbè, sì, lascia stare Big Luciano. Ho detto strozzate io. In pratica Lepando ha vinto una borraccia Rich Stream, una borraccia termica, e poi ha vinto anche l'NFT. Però non potendo giocare su Weird City l'ha donato, ha donato l'NFT a Big Luciano. Però anche Big Luciano non potendo giocare su Weird City l'ha donato a Giuse. Capo, sei in radio? Sì. Ecco com'è andata. E non ho capito perché prima Dove sei? Infatti mi ricordavo Big Luciano che avevi vinto tu qualcosa, però avevi già la borraccia e tutto. Vabbè, ti sto venendo a prendere. Vabbè, lasciate stare, son fuso, son fuso. Prova ad andare al Wales un secondo per fuori. Che presentimento hai? Allora, credo ci siano delle persone. Mi è arrivato appunto un messaggio. Ah, ok. Vedere un attimo com'è la situazione. Bella Ste. Ste stava per vincere invece l'evento di prima. Ma i miei occhi stanno facendo pena. Poi chi guarderà questo video su YouTube, questa live che uscirà fra un bel po' di tempo, e sentirà parlare di questo evento in questa live, sapete che trovate il video nel mio canale YouTube dell'evento. Magari se ne sono già andati, perché già il messaggio mi è arrivato un bel po' di tempo fa, però vediamo, vediamo. Perfetto. Sono questi? A domani. Sì. Senti, sì. Che devo fare? Mi devo affiancare? No, no, non li seguire questi, non li seguire. Non li seguire più che altro perché... Bravo, se ci sta seguendo, perfetto. Via. Sa, non ci segue più. Non lo so, è scomparso. Hai 6 minuti. La madonna, è il furgoncino. Contromano. Fottutamente contromano era il furgoncino, eh? No, non l'ho visto. L'ho visto io, l'ho visto io. Ora te li faccio vedere. Eccoli. Mi sa che sono di... Meglio non fermarli, Rich. Perché? Perché sono quelli che stanno organizzando. Quindi se... Gli abbiamo un escalato, diciamo, non organizza. Sta a posto. Salve, niente, niente, non qui. Eravate contromano. Esatto, non andate in contromano. Lei era in contromano, ma non ha visto, mi sa. Non andate in contromano. E muovetevi che... Raga, non si entra da lì.
Volete fare una rapina? Ce lo dite così, in scioltezza? Sì, ragazzi, è un po' tardino per me, raga. Se non vi muovete. Vabbè, cazzo. Muovetevi. Poi dura un botto la Pacific, cazzo. No, l'altra volta c'eri l'ultima volta? No. Quando, la Pacific l'ultima non la volta è durata. Altro giorno è stata. È durata all'incirca un'ora e mezza. Mica, di contrattazione. No, un'ora e mezza di contrattazione, perché cosa è successo? Loro hanno voluto pure un elicottero che stavo andando a prendere io. Dopo un'ora e mezza di contrattazione, loro hanno sparato. E abbiamo sparato ovviamente anche noi. Solo che poi diciamo gli angioletti ci hanno fermati. Io. Perché in quanto avevamo fatto prendere P in qualche modo. Perché appunto se gli ostaggi sono ancora dentro, anche se loro sparano, noi non possiamo sparare. È un po' diciamo complicata come vabbè idea. Posso capirlo, comunque ci può stare. Sì, e quindi poi abbiamo ripreso, il tutto è durato, l'azione in sé è durata 2 minuti, siamo entrati, abbiamo fatti fuori tutti, cioè un'ora e mezza di contrattazione. LOL. E poi per di... mi date un check Adam per favore? Check Adam 1, check Adam 2, Adam 3 e Adam 4 si riforma, ragazzi. Hanno ancora un bel po' prima di... No, in teoria mi ha detto a breve. Ancora sono a whale. Italiano, Luis, dove ti trovi? No. Sta quando quella macchina. LOL. Smetti. Italiano, c'è il servizio? Chiuso. Pronti? Vabbè. Questo raga è cop baiting, perché nella realtà non ti metteresti mai a fare burnout di fronte a 3 pattuglie. Aspetta, anche questo è intelligente. È il ragazzo di prima. Che è andato fuori servizio. Bravo comandante. Scappa, scappa, se non ce lo danno. Ora ci chiamo, guarda. Spoiler, dico. Si compila. Dai che forse ci siamo. Esiste un qualche tipo di autorizzazione per andare in Charlie? Ma di chi stai parlando? C'è un altro qua. Stanno andando a morte, Fede. E vai con l'italiano in Charlie in volante. Se italiano mi rispondesse, io sarei già pronto. 11:45. Ha risposto 3. Se vuoi. Me non l'ho sentito. Sì, no. Non ha parlato. Non ha parlato proprio. Ieri c'era qualcuno che era in volante con Holtzman. Chi era? Sì, era italiano, però ora non risponde più. Oh, vabbè, sti cazzo. No, sono stato rapito. Salve. Salve. State gentilmente. Sì, subito. Non sapevo niente. Guarda nei bagni. Potreste scendere tutti dall'auto, per favore. È l'auto di Vin Diesel. Tutti quanti. Salve. Se vuole le presento mia sorella, quella di prima. Ah, siete quelle di prima. Sì, comunque le volevo dire che era mia sorella alla fine. Era mia sorella. Si chiama Miriam Brown. Vuole conoscerla? L'ho già conosciuta, basta. Ora vado. Ah, sì, la già basta. Sì, vi basta e vi avanza. Mi ha detto che è molto simpatico lei, ma è vero? Ah, grazie. Può essere, dipende dal punto di vista. Mi ha detto che è anche figo, cioè, tipo. Vabbè, ci trovo qualcosa di attraente in lei. Questo è un figo. Insomma, è un dato di fatto, ecco. Il mio parrucchiere mi ha fatto questo taglio. Non so perché, ma ho acquistato una cera nuova. Agli stessi. Vado in palestra. Ma invece il suo amico è nuovo. Cioè, io. Mia sorella mi ha detto che non l'ha visto. Il mio amico, il collega. Vuole che le do il numero di mia sorella? No, assolutamente. Vi dissocio dai numeri. No, perché? Non posso, lo posso, signore. Sono in servizio, lo posso. No, devo tenere un certo rigore. No, però fuori servizio poi, vero? Chissà, magari fuori servizio un giorno, se vi beccherò, mi darete il numero. Ora non posso, lo posso. Perfetto. Beh, che succede qua? Perché la signorina è così? Perché è una pensieri. Oh no. Ha le sue cose. Esatto. Accidenti. Proprio quelle. Vabbè. Credo che dobbiamo procedere. Chi era il guidatore? No, vabbè, niente, andiamo tranquilli. L'arresto, procedere all'arresto. No, nessun arresto, vi siete fermati. Piano. Una multa, però ve la sareste beccata tutta,
Sì, vada. Superamento di velocità. Siamo buoni questa sera. Tanto un po' di soldi ce li ho, dai. No, non sono buono stasera. William Brown si becca una multa. Perfetto, allora va bene, va bene. Boh, ha un altro cerottino. Ha la stessa voce di sua sorella, mi sa. Ah, il signore del cerotto, lei. Sì, non è che anche però quelli con i craddi patti. Allora, signore, la sto multando. La sto multando per superamento dei limiti di velocità, veicolo danneggiato. Veicolo rubato. Vada pure. No, il veicolo è mio, non vi preoccupate, signore. Però lo stavo facendo provare a domani. Collega, sono oscurati i finestrini. Un attimo che controllo, mi sono tutti sfornati tanto. Infatti. Dice c'era capo Italia. Ciao 10E8938. Ok, ottimo. Multa 19 anche per sé. Hai i soldi? Il dipartimento. Bene, abbiamo William fatto. Soldini. Arrivederci, William. Sì, perché io c'ho i soldini e mia sorella che ha i soldi. Non lo so, ha detto lei. Scusa. Minchia, $1000. O lei e sua sorella siete la stessa cosa? Ho fatto un zio Pera. Arrivederci. Arrivederci. 10-10-13. Magari la prossima volta ci passerò due volte. Sì. Anche tremola. Come va 10E8938? Il giorno che hai deciso di creare un account Twitch e ti sei messo questo nickname, cosa ti è saltato in testa? Sono i tuoi numeri fortunati? Mamma mia, 3 ore. Già. E vabbè, questa è purtroppo. Non si muovono 10 ore per organizzarsi. Wow. Poi c'è la Mustang che non viene mai utilizzata da fa cagare. Lo so, però cioè come estetica. Che Adam sei? 1. Adam 1. Sei il numero 1. Oh yeah. Anche Bruni. Beh, ma Bruni ormai si sa che è guarda, uno. Non si è accorto che lo stiamo seguendo. Vuole rubare una macchina, ma noi guardiamo. Poverino. Facciamolo correre per sempre. Tanto non la ruberà mai una macchina. Esatto. Se ci siamo noi. Perché volta fa che scalzo, però. Facciamo finta di passare, di andare. Proprietario del bar. Ah, voleva attraversare sulle strisce, sì, cioè, addirittura. Non amica, perché c'eravamo noi, assolutamente. È tornata al suo locale. Ciao, Taxi Delta, sei arrivato un po' in ritardo. Vabbè, fa niente, meglio tardi che mai. Il tuo nome e il suono si sa qual è peggio. Esatto, ste 1239876654. Micchia. Non lo dovrei fermare, però solo perché è il proprietario del locale. Questi sono quelli di prima. Però possiamo seguire, magari vanno in qualche posto. Seguiamo le stealth. Ci riusciamo. Siri decide di attivarsi da sola. Sì, come al solito. Anche la mia. Un'altra volta mentre dormivo, lasciamo stare, guarda. Addirittura dormendo. Stavo buttando il telefono in aria. Sono cagato addosso. Salve. Facciamo finta di essere sbirri non pensanti, tipo. La madonna, già spariti. Tempo di una curva.
il tempo di una curva sono già spariti. Sono due le cose, o muscolo F8 quit o hanno una macchina veloce. Ciao Italia. Ciao Italia. Raga, io non so se me la sento di fare la rapina alla Pacific adesso. Dopo quasi 2 ore di live. Il casco? Buongiorno. Il casco? Mi si è tolto prima perché mi sono un attimo grattato la testa. Allora, scenda dalla moto, si mette il casco e continua ad andare. Risalga. Salga in moto. Ah, okay. Ah, ce l'aveva anche. Della polizia. Della polizia, però vabbè. Chiudiamo un occhio, l'importante è la sua sicurezza. Arrivederci. Rich, hai conosciuto mia sorella? Quella deve andare in un video. Deve andare in un video con la scena. Vediamo Mattia, perché un conto è dirlo così, un conto è rivedere il video, tagliarlo, vedere un po' la clip, capito? Vedere un po' se esce bene o no. Quindi eri tu quel ragazzo che ho fermato in macchina. Ok, ora ho capito chi sei. 2000 years later. Scusate, ma non vi riconosco io dai nomi della chat di Twitch e poi in RP, boh. Arrivederci. Ciao Barbie. Ma sì, ormai non si fa più. Ciao Vendè. Ma sì, ma è normale. A parte che, ripeto, dovevamo fare questa cosa e non è stata fatta. Siamo io e Bruni, anche se siamo molto pensierosi riguardo ciò. Boh. Io ci sto, se la fanno ci sto. No, la rimando col cazzo, hanno superato il limite. Domani. No, comandante, dai, stiamo scherzando, siamo tutti in quattro. No, ci siamo ancora. Siamo qui, comandante. Ah, ragazzi, se fate così, io ho già scritto che la rimandavo, siete rincoglioniti, eh. Sparatemi nelle ginocchia, ragazzi. Mi spiace, però hanno rotto il cazzo. Era strano che state chiedendo tutti 10-12 ore dopo l'altro. 22, il menu 23 e un quarto. E hanno dovuto fare una trazione del cavolo prima per prendere la cappa che non aveva. Descrivere. Mi rompono anche a me che... Facciamolo. Ascolta, ci siete oppure no? Sì, non la rimando. Basta la fanno ora. Durerà una decina di minuti. E mi ha detto, stiamo andando, mi ha detto alle 23:10. L'importante è che non dura come l'altra volta. Non ci vuole tanto. No, non dura un'ora. Gli spazi, mi hanno detto, cioè gli ho detto 10 minuti di contrattazione e poi fate quello che dovete fare. Ma era un elicottero? Boh, sì, che cazzo... Ma? È successo una cosa strana, vero? C'è passato sopra. Sì, sopra un elicottero. Non credo sia. Confermo, mi sa che la stanno iniziando, eh? Basta. La lallero, la lala. Un po' di metallo ci sta. Vabbè, tanto a questo punto, nel senso... Sì, esatto. Siamo comunque agli sgoccioli della città e... tutto quanto. Esattamente. Anzi, se non si fa neanche in questo modo, non si riesce neanche a farla, perché la gente uscirebbe, andrebbe a dormire, chiuderebbero gli occhi, quindi almeno facciamo qualcosa. E già è difficile, cioè ci sono difficoltà così, penso tu. Raga, non vedo l'ora che arrivi la V7, cazzo. E la madonna. Bella macchina, Bella? Mi piace, stilosa. Sì, è bello il colore. Ma in penna? Non lo so. Però non si può fare 13 alla 4. Non lo devi fregare. Ciao Fracci. Non è ancora iniziata la rapina. Ma mi sentite? Sì. Ah, posto. Vabbè, vada. Sì, a confermo. Non ho chiesto 17? No.
il mio mal di gola non, non vuole cedere. Adesso oltre che il mal di gola ho anche male in tutto il corpo. Vuoi guidare un po' tu? Come vuoi, per me. Dai, sto guidando io da un sacco, vai. Vabbè. Più che altro non assicuro per gli occhi, però vabbè. Se vedo che critica la situazione. Esatto, appunto. Dobbiamo cambiare auto. Sì, per Apocalisse intende quando... Siccome deve arrivare la nuova versione del server, raga. Tutti i server roleplay ogni tot mesi fanno degli aggiornamenti. E tutti i player che ci giocano riniziano da zero. Ed è una cosa che deve succedere, a quanto pare, entro questo mese. Ma non si è ancora capito quando esattamente. E quindi dicevo, non vedo l'ora che arrivi la V7. Così, insomma... A parte che si riempirà sicuramente di più il server. E poi ci saranno nuove funzionalità, nuove cose. Quindi sono curioso. No vabbè, fa niente. Manu, sta rapina. Sto aspettando anch'io. Anche un po' tardino. Ho permesso un fuso. Boh, dovrebbero iniziare a momenti. E che cazzo è la gang delle moto? Cosa taxi 104? Secondo me sono sempre loro che fanno avanti e indietro. C'è 10-4, cosa... Perché ho letto 104? 10-4, che hai ricevuto taxi? 10-4. Cosa c'è qua? Un'altra volta pure l'ho visto. Non ho capito se è tipo un bar. C'è qualcuno comunque. Non abbiamo mai buco. Organizzano qualcosa. Il 10-13 10-10 agenti. Salve, il casco. No, una cosa più urgente, forse il casco. Abbiamo visto uomini armati alla Pacific con una campana. Va bene, convergiamo, grazie. No, non andiamo finché non arriva. Avviciniamoci, ma non andiamo. Beh, possiamo dire che ce l'hanno detto. Sì, potremmo. Colleghi, un signore si è avvicinato e ci ha detto che ha visto degli uomini armati alla Pacific. Comunque siamo al 414, adesso convergiamo. Diamo un'occhiata? No, vabbè, aspettate, ragazzi. Io alla Pacific ho visto un'altra cosa, ma non c'è andata in questo momento. Beh, la Andrew Leon, Lion. Andrew Lion 27, grazie mille per il follow, benvenuto. Sta per iniziare una rapina, ragazzi. Vado a prelevarti. Conviene, spoiler. Andrew, sono su Weird City. Se vuoi scoprire di più, fai punto esclamativo o server. Non va? Se non va il bot di merda che non sta funzionando, raga. Ti sarebbe uscito il Discord del server, ma non sta prendendo i comandi, a quanto pare, non funzionano. C'è un camion. Ma per la tua si deve rifare la whitelist? Pure la whitelist o no? Cosa intendi, XJ?
per la V7. Se sei già whitelistato non la devi rifare, XJ. Quindi se entri a giocare ora e poi arriva la V7 a breve, non la devi rifare. Se no devi fare la whitelist della V7, oltretutto è orale. Sarà più difficilotta rispetto a quella che c'è ora, che è quella col bot, che è più semplice perché la fai attraverso Discord. Bruni, puoi guidare tu un minuto che devo andare nei miei pensieri a fare una cosa? Sì, sì. Torno subito. Non scherziamoci. Raga, scusate, devo andare a pisciare, non piscio da un sacco di tempo. Fuggi lei. Sì. Sì, mi dico. Vuole cercare una multa? Non lo so. Non vedi dove si è fermato? Hai ragione, hai ragione. Ecco. Mancherebbe. Ascolti. Ragazzi, per la Pacific come si è messi? A pecora. Ok, ditemi, già iniziata sì o no? Ti hanno rapito? Una domanda, la Pacific, già iniziata sì o no? Non te lo so dire, sono andati dei colleghi a controllare per se ci ti armati vicino, ma non ti so dire niente perché non rispondo. Ma no, sei a posto. Ho tipo un buco in testa. Vabbè. Bello. Che è successo? Oh, è arrivato lui. Zuccheri. È arrivato. Ha una concezione del tempo. Mi nutrirò di caramelle malsane. Ma ne allora. Oggi ci ho messo più del solito. Mi sono sciacquato un po' anche la faccia. Voglio che converga la SWAT con Riot, Charger e quant'altro. Ah, ragazzi, sto iniziando una rapina. Sto già arrivando per la SWAT. Noi stiamo prendendo il Riot. Io come? Andrei, sposti questa macchinina azzurra. Attenzione, hanno parcheggiato un camion. Sì, lasciatelo stare lì l'elicottero però. Il camion si può spostare? Signorina, si allontani, questa zona è interdetta. Ah, mi ha fatto una foto. No, aspetta, lasciatelo, può essere meglio di contrattazione. No. Lasciatelo. Ma chi è che sta sparando? Sono loro che sparano. Lo possiamo usare nella contrattazione, ragazzi. Non già sparano. Perfetto. Comunque, ragazzi, non abbiamo più un piano. Che succede? Potevamo farci dare uno stagio. Metto solo la zona interdetta. Non hai capito che l'hanno messo loro la posta? Sì, ma loro come fanno a scappare se, con un camion davanti? Scusi, una domanda. Apri le porte, apri le porte di retro. Signore, apri le porte. Sì, una domanda. Sta venendo una rapina, è una zona pericolosa questa. Ah, non lo sapevo, una domanda. Ma dica. Si può girare con le armi da fuoco? Dipende se è il porto d'armi. No. Non ce l'ha. No, ma cioè nel senso, se io ne avessi una potrei. Se non è porto d'armi, no. Ah, ok. Cioè, può girare, ma se lo scopriamo è arma illegale. Comunque, arrivederci signore, vada, vada. Ah, arrivederci. Mi dica. Come te la capi con le parole? Bene. Bene. Vuoi contrattare te? Sì. Ci può stare. Sto finendo di sgranocchiare una caramellina zuccherosa per darmi un po' di energie mentali. Tu contratta pure allora. Se
utilizzarlo come copertura oppure no, visto che è parecchio alto. Devo contrattare, raga. No. Dobbiamo entrare subito. Ragazzi, silenzio radio. Piacere di parlare. Piacere, Alessandro Capo. Capo. Quanto tempo, buonasera. Non so chi è lei. Comunque. Capo, contratta Riccio. Ok, a posto. Io che sono bello. Produzione. Vada. Buonasera. Chi c'è qui dentro? Che succede? Temo sia una rapina, signore. Una rapina, quindi è tutto vero quello che sta succedendo. Ai 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 ai. Va bene. Sta parlando con la matricola 6666. È il mio numero identificativo nel dipartimento. Lei? Qualcuno con me in secondaria? Io sono Santiago, salvi. Si chiama Santiago? All'interno. Ok. Posso sapere prima di tutto se avete degli ostaggi? Per noi è molto importante. Sì, abbiamo un ostaggio per il lavoro. Un pacco regalo. Un pacco regalo. Avete solo un ostaggio? Sì, abbiamo solo un ostaggio. Posso sapere come si chiama l'ostaggio? Glielo posso far vedere direttamente. Di qui, che ti sparano in testa. Sì, me lo mostri. Minchia raga, ho iniziato a mangiare caramelle e non riesco a smetterlo, aiuto. Fatemi vedere l'ostaggio. Trattatelo bene, con delicatezza. L'ostaggio è qui. Potete aprire la porta per guardare. Ok, non fate stronzate, mi raccomando. No no, faglielo aprire allora. Posso sparare dei tetti. Ah ragazzi, è questo l'ostaggio? Ragazzi, sì, ricordo, tre giubbotti, tre pillole massimo. Non lo vedo. Posso? Qua davanti. Tre pillole. Tre pillole, tre giubbotti. Ah, sa che non lo vedo, forse deve fare un saltino per quello. No, no, io lo vedo, lo vedo. Ok, vabbè, mi confermano che lo vedo, io non lo vedo, comunque, va bene. Come si chiama l'ostaggio? Può parlarci, agente, il nome dell'ostaggio, per favore. Può parlarci, lì davanti, ostaggio parla. Sono Alex Delfino. Alex Delfino, ah, la conosco, lo conosco il signor. Alex, stai tranquillo, ti porteremo fuori da qua. Tieni i nervi saldi, capisco benissimo la situazione, ma devi tenere la calma. Ok, non fare cazzate Alex, mi raccomando, queste persone non si sa mai come possono reagire a ogni minimo movimento, ok? Allora, chi è che sta gestendo la rapina? Lei? Santiago. Giusto? Sto fuori. Chi è che sta gestendo la rapina? Il signor Santiago, giusto? Sai che non lo so. Sì, sono io. Ascolta, Santiago, cosa volete in cambio per darci l'ostaggio? Mi sente? Silenzio radio. Vogliamo una macchina. Volete una macchina? Quattro posti. Quattro posti. Scapperanno quattro rapinatori, primi e poi altri quattro. Quattro alla volta dalla banca. Ho capito, quindi non vuole solo una macchina. Quante macchine vuole? Prima intanto una macchina e poi dopo un'altra. Ma prima pensiamo a questa. Ok. Ok, avete altre richieste? No. Purtroppo non siamo riusciti a non far scattare l'allarme. Informazioni di servizio nella Camaro. Ok, bene, parlo con i miei colleghi. Torno fra massimo minuto. Chiaro? Trattate bene l'ostaggio, mi raccomando. Signor Delfino, sia tranquillo, andrà tutto bene. Colleghi, allora, ho parlato col signor Santiago, si è presentato così. Hanno un ostaggio all'interno. Per rilasciarci l'ostaggio vogliono un'auto a quattro posti per fuggire, a quanto pare, per quattro rapinatori, insomma. E poi mi ha accennato che ne vorranno anche un'altra a quattro posti, quindi inizierei comunque a procurargli una a quattro posti più un'altra, che la mettiamo da parte, pronta per... Abbiamo già una rossa. Anche se è stato vago per la seconda auto, non ho capito cosa vogliono fare. Ora vediamo. Sto tornando a parlarci. Signore? Santiago? 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 Bella Lore. Santiago? Mi senti?
Sì, ragazzi, mi dissocio dai termini che avete usato. Buonasera, gente. Bruni, io lo bannerei direttamente, onestamente. Se ha scritto così, l'ha fatto volutamente. Ascoltami, Santiago, mi senti? Andrei, sei vivo? Mi senti? Con altri il perimetro. Ok. Abbiamo il vostro mezzo a quattro posti qua fuori. Come volete procedere? Vi bastano i mezzi? Che modello è? È un... sono due... Jeep. Una è una Karin. E l'altro è un... un attimo... che marca è questa rossa? Di due SUV, basta. Mi ha chiesto. Una Bravan AV... Bravado. WD. Una Karin e una Bravado. Ok. Sono dei mezzi dignitosi. Ma sono modello ruote bucate o modello... No, no, modello ruote funzionanti. Ve li abbiamo parcheggiati esattamente qua di fronte, uno di fronte all'altro. Li potete usare tranquillamente. Ok. Per andarvene, a noi ci interessa l'ostaggio. Avete altre richieste? Per il momento no, agente. Mi faccio riferire un attimo a tutti i miei gentilissimi colleghi. Ok, non la sento benissimo, se può alzare la voce comunque va bene, sì, ho sentito. Sì, ora la sento meglio, sì. Ok, perfetto, mi dia un attimo solo. Ottimo. Oh, è arrivato Broj Ayaka che scrive che RP di merda. Poi sarei curioso di vedere il tuo di RP. Cioè, proprio finora stiamo solo parlando. Crepi di merda, cosa vuol dire? Ehi, mi stai staccato al culo, spostami un po'. Come sta andando? Non lo so, io non sto seguendo. Oh, fammi guardare. Sai, non sono bravo a contrattare. Lascio fare gli altri. Guardati il grande fratello. Se vuoi vedere. Siamo andati sotto... Ma che cazzo? Ma... hanno avuto dei problemi. Questa era un'altra richiesta del patto. Il nostro collega. Se vuoi un aiuto, qualcosa, dimmelo. Affermativo. Cosa ha detto, signor Santiago? Mi dica. Oh, faceva parte del patto. Mi scusi se mi ho riferito, ma il nostro collega doveva rientrare all'interno della banca. Ok, va bene. Un buco nero. Va bene, va benissimo. Va bene. Ma no. Posso sapere se lì dentro siete armati? Certamente siamo armati. Che dice? Fine denti. Che armi avete? Posso saperlo questo? Non le dirò esattamente i modelli delle armi, mi scusi, ma le posso dire che sappiamo assolutamente difenderci. Sapete difendervi? Nel senso che abbiamo armi, possiamo difendere. Avete intenzione di attaccarci? Non ho detto questo. Ho detto che possiamo difenderci in qualsiasi modo. Ok. Ok. Va bene. Un minuto ancora. Ok. Dobbiamo attendere un altro po', signori. Stanno discutendo dentro. Dice, te la porta qua a sinistra la vedi aperta? No, tutto chiuso. Bene. Anche se faccio così? Sì. Sempre chiuso. No, la vedo aperta io. Okay. Io le vedo chiuse. Adesso sono aperte? No. Ok, si sono richiuse. Oddio, scusi. Quindi, signori, come volete procedere? Ci passate, fate uscire l'ostaggio e andate nel primo mezzo? Mi sentite lì dentro? Non ci sente nessuno. Sì, la sentiamo. Vorremmo vedere un attimo i veicoli prima. Cioè, riesce a aprire un attimo le porte, però. Ecco. Per essere sicuri. Guardi. Fagli aprire da lui, fagli aprire da lui. L'ho già aperta senza espormi. No, se le apri così non le vedi solo te aperte, è un errore. Può uscire per vedere il veicolo, signore, vada. Fallo uscire direttamente, se no è inutile. Aperte così facendo le vedi soltanto te. Signore, può uscire con l'ostaggio, lo so, faccia come vuole, noi non possiamo intervenire. Avete il coltello dalla parte del manico. Caprile secondario. Guardate il veicolo. Ho appena avvistato comunque un rapinatore all'interno della porta a sinistra, in un angolino. Quindi occhio anche dove sono io adesso, che potrebbe spararci, ecco. Quindi? Uscirò un secondo. Ovviamente abbiamo lo stadio dentro, qualsiasi cosa che vuol dire. Certamente, noi non faremo nessuna cazzata, esca.
Esca, signore. Ah, la vedo in faccia, signor Santiago. Ah, carità. Ciao, Carlos. Fresca. Questi sono i vicoli. Ciao, Blackboard. Beh, dai. Ma perché cazzo si saluta? Vi conoscete? Vanno bene? Sì, sì, possono andare bene. Come procediamo? Ci passate l'ostaggio, lo fate uscire fuori dalla porta, viene al sicuro con noi qua a destra e voi salite sui veicoli? Sì, faremo così. Voglio capire, ma salirete tutti quanti? Faremo così. Tutti assieme? Oh, che cazzo? Cazzo. Ecco, l'avevo detto che da lì sparavano. Ok, secondaria. La secondaria è coperta, ragazzi, sì. Aperta e chiusa quella sinistra. Aperta, io aperta. Io la vedo aperta dal loro lato, quindi non vedo un cazzo. Spamate l'interdetto, spamate l'interdetto. Sì. Già. Signori, non abbiamo ancora la luce verde, giusto? L'ostaggio è ancora dentro. No, ma che significa? No, dobbiamo aspettare un attimo. Se c'è uno stagio dentro non possiamo intervenire. Ah, ma l'abbiamo visto lo stagio almeno. Signori, dateci lo stagio. Bruni, non sparare, c'è ancora lo stagio. Non ti sporgere. Luis, non ti sporgere. L'hai visto in faccia lo stagio? L'ho visto in faccia, era l'ex delfino. Sì. Che sei a te? Hanno sparato loro. Che sei a terra, striscia via, striscia via. Vogliamo delfino fuori. Signori, vogliamo lo stagio fuori. Signori, vogliamo l'ostaggio fuori immediatamente. Che merda che non ci danno l'ostaggio. Faccio così, entro, glielo chiedo adesso. No, aspetta. LOL. Sto scherzando. Allora, stiamo attenti a non farci bucare. Sarà il cervello. C'è morto a terra di tutti i colpi che hanno sparato, però vediamo. No, è ancora vivo l'ostaggio lì dentro? Attenti, ce n'è uno in secondaria. Mi sentite lì dentro? È ancora vivo l'ostaggio? Signori dentro, mi sentite? Signori là dentro? Nessuno risponde, non sappiamo se è vivo o morto l'ostaggio. Ma perché finché non sappiamo le condizioni dell'ostaggio non possiamo intervenire? Fede, però... Lico, no. Lo so. Ma no, però no, non rispondono più. Minchia, raga, questo è un problema. Salutami delfino dopo da parte di William. Federico. Che palle, raga. Per la procedura non possiamo entrare dentro se lo stagio è ancora vivo, capito? Oh. Ma io più vicino di così non posso andare. Mi sentite all'interno della banca? Avete perso l'udito? Ci sentite? Mi ha fatto un corso base, lo sai, bro. Ci sentite lì dentro? Delfino, signor Delfino, è ancora vivo? Tanto fermiamo l'emorragia, rendiamolo. Poi ci penseranno i medici. No, non mi faranno male perché a destra non c'è più nessuno. E l'unico che sta qui è sulle scale. Che ha sparato prima a Bruno e terra all'entrata sulle scale. Poi sto provando a parlare di metro lontano. Quindi provo a bucare il vetro di là. Sì, la sentiamo. Ascolti, l'ostaggio è ancora vivo? Sì, l'ostaggio è ancora vivo. Non facciamo cazzate. Tirate fuori l'ostaggio. Fateci uscire l'ostaggio. Agenti, l'ostaggio è un po' la nostra protezione in questo momento. L'ostaggio è la vostra protezione? Non farete eruzione con l'ostaggio. Certo che no, che non facciamo eruzione. Allora creiamo un accordo. Volete dei soldi? Volete dei mezzi più veloci? Cosa volete in cambio? Volete uscire, quindi volete fuggire. Ma in quel veicolo lì noi non saremo mai fuggiti, lei lo sapete. Oh, ma che cazzo. Con quei veicoli lì non sareste mai fuggiti. Scusi se ripeto, ma non sento bene, quindi voglio riferirlo anche ai colleghi. Sì. E quindi volete dei veicoli migliori? Sì. Quattro posti. Due veicoli, quattro posti migliori. Signori, vogliono due veicoli, quattro posti migliori.
possiamo concessionare. Vi spiego, appena spostiamo i veicoli loro ci sparano ancora. Non ha senso continuare. Va bene, nel frattempo glieli portiamo. Mi dispiace. Sì, torna lì, ci penso io ai veicoli. Io tengo questo, no. Non toglio niente. Signori, vi stiamo portando dei veicoli migliori, chiaro? Posso sentire la voce dell'ostaggio? Alex, mi senti? Bravo Ricci, parla con l'ostaggio. Come stai, Alex? Tutto a posto? Ti sento molto lontano, però già che sento la tua voce mi allevia. Ottimo, Alex, stiamo portando dei veicoli migliori per i rapinatori, così potranno fuggire. Tu finalmente sarai libero, ok? Ha bisogno di qualcosa l'ostaggio? Signor Santiago? L'ostaggio ha fame, ha sete, sta bene? Ottimo. Avete qualche richiesta da farci nel frattempo che vi portiamo dei veicoli migliori? Volete qualcos'altro? Non lo sento bene. È stato ferito qualcuno? È stato colpito un agente, sì. Sta prendendo molto sangue. E non va bene, non va bene. Non va bene per niente, signori. Non va bene per niente questa cosa. Dobbiamo trovare sicuramente un accordo. E anche in maniera più veloce possibile. Quindi vi stiamo portando delle auto migliori. Ok? Torno subito. Sì, ragazzi, se non procuriamo delle auto, due auto a quattro posti migliori, non possiamo andare avanti. Qualcuno ha un'auto a quattro posti che fa un po' schifino. Io ho una charge. Io non ho. Se lui spara un altro collega, io lo vedo. Posso aprire il fuoco o no? Se ha il colpo sicuro su di lui. Quindi gli dico che stai portando una charger, comandante. Sto facendo un tiro ostaggio. Comunque ho fermato l'emorragia di Bruni. Mi ha confermato che ne ha atterrato uno prima. Santiago? Oh! Che cazzo è? Non ha sparato? Chi è questo? Sono Alex. Chi ha sparato? Si nasconda qua, venga signore, venga, si sposti, vada via. Chi è che è uscito? Chi era quello che era? Era l'ostaggio. Oh, il signor Delfino. Non ho più ostaggio. Possiamo entrare, credo. Comandante, dica lei. Aspetta, controllo l'ostaggio. Io ho aperto le porte. Un attimo, signori, Possiamo? Polizia di Weir City, consegnatevi o dovremmo irrompere nella banca. Consegnatevi o dovremmo irrompere. Santiago? Possiamo entrare? Santiago, consegnatevi. L'ostaggio è pulito, potete... Perfetto. Abbiamo la secondaria. Attento che ci sta quello dietro. Ho ferito uno di loro. Ragazzi, il lato destro mi sembra pulito. O forse non ha ancora sparato in realtà. Però mi sembra pulito. Prima secondaria, poi primaria. Forse prima della secondaria? Secondaria già presa. Alla tua destra, in cavo. È pieno in primaria, sono bravi, mi hanno distrutto. Sono nel bunker. Sono in cavo, non possono sparare lì. Sicuro? Perché stavo sparando a quella sinistra, ma ha sparato lui. No, ha aperto la porta. Ragazzi, in primaria a sinistra, sulle scale c'è uno che mi ha distrutto. Sì, no, sulle scale mi sa che non c'è, perché è salito sopra, forse. Questo balla alla rapina. Ma li conosco, si qua troll. Uscite, consegnatevi, polizia di Versi... Oh, merda. Ammazzano, lo vedi? Sto cercando di capire dove esattamente. Non c'è nessuno secondario. Qui, un po' da sinistra sulle scale. Secondo me siamo noi. Lo vedi che prende il vedete già prima? La seconda colonna o prima? Nella prima. Ah, stanno due sopra, li vedi? Una a destra e una a sinistra. No. Ok, stanno tre, lì. No, una a sinistra e una a destra. Provo a farmene uno. Allora, uno sta a scale. Io miro a quella a destra. Lo so. Fatto, bravo. Questi sono dentro. Ok, sì, l'ha avvistato, c'era uno nelle scale, ok. Scale, uno. Scale, sotto scala.
E vaffanculo, sono già morto. Sono già morto, raga. Non ho capito il collega che è entrato tranquillo adesso. Ho visto quello prima. Che merda. Non sparare a me, non sparare però. Pensavo che era già risolta la situazione, dai. Cioè, già risolta, risolta lì all'ingresso. Lo faccio io, fermo, lo faccio io. Come cazzo ha fatto Barbie ad entrare tranquillo con quello lì? Che merda. No, ma che GG, taxi, è stata una merda. Però la polizia deve pushare comunque, quindi ovvio che moriamo, come potete vedere. Le porte sono quelle, cioè. Ascoltatemi, in atrio primario gli uffici di sinistra sono liberi? Che sono gli uffici? Dove c'è tutti gli chalet? Sì, sotto sì, è pulito. Ora raga, chiedo a un admin se posso aspettare. Eh no, ma non posso aspettare io. Che merda. Devo stare qua come un coglione. Riuscite a fare il giro. Dobbiamo sentire la radio, raga. Aumento il volume. Sapete il classico. Vedo, non vedo. Ma bellissimo, non l'ho mai visto. Io ho fatto quello sopra balconi, però dico. Porca troia. Ne mancano 3 o 4. Che cazzo ha girato? Madonna, ma senti, si stanno stuprando lì dentro. Madonna. Sentite, spari, casino. Una sopra il balcone in alto a destra, capito? Dobbiamo prendere scale. Prova ragazzi, prova, Stanno sparando da sopra il capo, Oh, attento. Finito uno. È proprio a terra morto. Usci, quelli che strisciano, che uscite per favore. Oh, il magazzino. Mi sono un po' bloccato. Sono morto come un coglione, raga. Fanno pre-fire, attenzione. Non ho capito come ha fatto Barbie ad entrare e non beccarsi manco un colpo. Entra adesso scala. Perché stanno sparando tutti e due a me, E ho uno cavo sopra e due su scala. Mi sacrifico io. Entra adesso a velocità. Oh, si va. Non lo vedo più, quindi non entrare se non entrare. C'è ancora il bastardo nelle scale, oh. Non entrare. Libero scale. Ma com'è libero? Ok, ok, sono sempre due ladri. Ladri, sono sopra le scale che puntano le scale. Oh, cazzo, eh. Non so. Soltanto lui è rimasto, No, stanno puntando a me, andate adesso. Tutti e due a me. Andiamo. Dobbiamo vai, andate, mi stanno sparando. Tutti le scale. Vediamo se la vinciamo o no. Però. Anche se sono morto. Io vado prima a tirare a sparare di copertura. Io muovete. Dove? Dai, tu sparando al cavo, però attenti, risparando al cavo. Che tossici. Mi hanno fatto da sopra scale quasi. Mi smitraglio, rimanco li vedo, poi si leva a me, si. Ma ah, Fede, ma sei già andato? Mi aspetta. Fede è andato, mi sa. Anche il comandante è morto. Anche se vuoi da stessi. Ma chi è che parla qua? Nessuno. Sperato, quelli che si lutano da morti. Dal cavo, dal sopra cavo. C'è un buchetto e sparano da quel buchetto e poi si leva. No, Andre, sono vivo! Ah, no, ancora vivo il comandante, oh. Sono. Dove sei? Vabbè, giustamente adesso li puoi sparare dove sono. Sì, ma che merda, raga, che merda. Cioè, sono morto fuori, manco è entrato dentro. Cosa? Perché a te a me non ti ci vedo? Io ho finito il jukebox, non vedo neanche più. Se pensi, nella vita reale, quando uno è ferito... Nella camera. Perché è ferito. Ok, li vado a prendere. Secondo me non c'è nessuno per il mondo. Ragazzi, bisbigliate qua dietro. La prima volta posso passare libera? Che sei tutta certa. Minchia, stanno parlando di cose. Sono su scale, devo andare. Per non c'entrare un cazzo. Sono già alla scale. Ah. Guarda. Comandante, non stanno i giubbotti qua. I giubbotti da terra di uno, li posso prendere, sì o no? Oh. Prendi i miei. Mi senti? Tu a terra, Santana. Prendi i miei. Vai, prendi. Santana. Prendi i miei giubbotti. Li posso prendere da lui, sì o no? Prendili da me. Vabbè. No, non li posso prendere da te. Ma dico, i giubbotti da terra li posso prendere, sì o no? Penso
penso di sì. Secondo me da strisciante sì. Va bene, solo uno buono, vedi niente. Cioè. Secondo me se sta strisciando lo può prendere il giubbotto, raga. Contate che per la regola di Weird City, prima di morire del tutto, strisci come stanno facendo i miei colleghi. Io invece sono proprio morto del tutto. E strisciando, da regola, si può parlottare in radio strisciando. Quindi io ora non posso fare niente, però se strisci come loro puoi parlottare in radio, puoi sparare fingendo comunque di essere in fin di vita. E secondo me puoi anche dare un giubbottino. Secondo me, se si possono fare quelle due cose, si può fare anche quello, per logica. E poi boh, hanno fatto uno qui da scala a sinistra. Poi magari vengono e ti dicono di no. Però quanti siamo? Se vivo sono due. Ok. Quanti sono? In due? Io ne ho almeno uno qua a scala a sinistra. Un revolver, un colpo e muori. Non ne abusano troppo. Ah, ok, Bruno. Infatti mi è arrivato proprio un colpo. Tu sei da secondaria o da primaria? Cioè, giubbottino, casco, Sdeong. Non so se mettermi un altro giubbotto e rischiare di entrare. Secondo me si può fare. C'è ancora quello delle scale. Un traghino che mi viene da sopra. Appena mi muovo sono morto praticamente. Devo fare prima quella in fondo e poi quella a sinistra. Grazie Mattia, grazie mille, che bello, sì. Sparano la scala. Oh, c'è uno strozzo lì, è quello che ho ucciso a me, raga. Ma sono fuori? Sono fuori? No, sono dentro, sono dentro. Sentivo sparare. Vedete? In fondo a sinistra? Io te ne conto per il momento 3 vivi, non so quanti sono. Eccolo. Forse il grigio è morto, sono due. Non ne sono sicuro, ho visto un corpo. Comunque chi c'è vivo, raga? Non sto capendo. Barbie? Comandante non parla più. Vendetta, fai una cosa, smonta le armi a tutti gli agenti fuori. Aspetta un attimo, una parola, perché c'è uno che mi vuole incrociare da scale. Appena si chiudono le porte. Tu sei fuori, no? Cos'è scontro di qui? Sì, dai. Ah, Mattia, non avevo capito, ma la voce era la tua. Esco nei colpi della colonna, non ho mitragliatrice installata là dietro. Io, Mattia, non avevo capito che eri tu con che facevi la ragazza prima in game. Ne stanno tre. Non puoi lootare da terra, nel senso, se sei a terra puoi sparare, ma non puoi lootare un qualsiasi oggetto. Dice Salix. Aspetta, ma io non intendo lootare. Intendo che se tu c'hai un collega che sta strisciando a terra e hai bisogno di un giubbotto, secondo me il collega può fare la scena dove tipo si toglie il giubbotto e te lo dà a te, o tu glielo togli a lui perché è ancora semivivo, perché è strisciante, capito cosa intendo? Quello sopra se n'è andato a sinistra, sta rotando anche l'altro. Ce n'è almeno uno qua. I due di sopra senza il giubbotto e due. Ragazzi, se strisciate, sparate ancora. Sì, se loro stanno distruggendo, cioè sparano come voglia cappa da terra. Si può fare, infatti. Ne ho ucciso uno da terra. Salix, ma io non sto parlando di lottare. Cioè, lottare è quando prendi tu le cose a qualcuno. Io dico, se io sto strisciando, posso dare un mio giubbotto ad uno vivo? Capito cosa sto dicendo? Non sto parlando di lottare. Sto parlando che io, siccome non sono ancora morto del tutto, ma sono in fin di vita, in teoria potrei dartelo un giubbotto, come è stato fatto prima, credo. No? Boh. Finita per la polizia. Ah, sono morti tutti. Finita. È finita. Abbiamo perso. E la polizia ha perso, ragazzi. E vabbè, succede. Capito, Salix. C-
Cioè, già che se sei a terra strisciante puoi parlottare in radio, facendo comunque simulando il dolore. Puoi anche prendere la mira e provare a continuare a sparare, perché comunque puoi farlo anche a livello tecnico. Immaginati una persona in fin di vita che non è ancora morta, che può sparare i suoi ultimi colpi. E secondo me puoi anche dare un giubbotto se ce l'hai, o una qualsiasi altra cosa se stai strisciando. Se sei a terra come me definitivo, no, ovviamente. Comunque, boh, andrebbe chiarita questa cosa, ma secondo me per logica è così. Dove sono i miei soldi? No, Frati, no. Non puoi darlo, ma lui può prenderlo. Sì, certo, ragazzi. Perché bello, ho sparato la bulazza? Aspetta, sali. Ma sono coglioni. No, l'ho liberato. Aspetta. Dietro. Se è finita, è finita. Che cazzo? Ragazzi, se è finita, posso venire a darvi una mano, giusto? Avete vinto? Bravi. Ragazzi. Faccio la spaccata a ridere, non riuscivo perché ridevo un botto, Mattia, sì. È divertente personificare anche personaggi femminili. E niente, ho speso altri 2000 per l'ambulanza. Chiamiamone un'altra. Vediamo se mi sparano anche l'altra. Che devo dare? Wow, che male la capa. Buonanotte, taxi. Dai, ma guarda dove cazzo sta andando la mia ambulanza. È sparita, ma vaffanculo. Wow, che male. Wow. 74. Ok, posso arrivare. Wow, che male. Wow, che male. Qui c'è ambulanza? Eccola. Sta andando via lì. Dov'è? Quello là davanti. Oh, qualcuno che mi faccia scendere, porco diavolo. Aspetta. Non è in arresto. Sì. Sì. Con due ragazzi comunque revolver non ha senso. Un colpo. No, ma io non sono criminale. A me la gente mi ha messo qui per farmi vedere in prima persona pacifica. È sparito il filtro. Bene, ragazzi. L'ho beccato. Rapina di merda. Mi ha detto, chi stai a fare qua? Signore, voglio aspettare la Pacific. E lui mi ha detto: ok, vieni, ti porto in volante. Così la guardi in prima persona. Minchia, è stato certo. Comunque, pushate cattivissime. Però avete preso il cazzo. Fate quello dirmi. No. Ma se abusano un pochino di. Ma non ho capito. Lei dietro chi è? Io, no, sono un signore che voleva semplicemente aspettare la rapina. E per aspettarla meglio, un suo collega mi ha messo qui dentro. Ecco chi è che stava parlando. Vai. Sentivo delle vocine. Certo. Vabbè, era stato tutto, ragazzi. Dai, bravi. Io mi sono preso una pallottola prima di iniziare tutto, vabbè. Dai, lo stronzo nelle scale. Non siete stati male. Loro erano bravini a sparare, lo sapevo già. Cazzo, dite. Vabbè, signori, io chiedo 10-12. Ci vediamo domani. Buonanotte a tutti. Ciao. Sono stanco, ragazzi, sono stanco. Oggi abbiamo fatto un sacco di cose, abbiamo fatto l'evento. Questa rapinossa è andata male, ragazzi, ma insomma, se ne faranno tante altre. Chissà come andranno. La contrattazione, fino alla contrattazione tutto, ero molto soddisfatto di quello che stava succedendo. Il fatto che, insomma, l'ostaggio c'è stato dato, l'hanno fatto uscire, tutte queste cose qua. Poi però sfortunatamente sono morto. Oltretutto, raga, fatemi vedere come sono morto. Let's go. Oh, che cazzo? Ripeto, ma non ci penso io. Ok, sì. È stato, c'erano nelle scale, ok. Scale 1
Ma culo, sono già morto. Come ha fatto, raga? Ok, sì, l'ha avvistato, c'era uno nelle scale, ok. Io qua l'avrei sparato. Ero pronto per spararlo, vedete? Cioè, guardate come ero pronto. Non so se riuscite a vederlo. Ce l'ho proprio sotto il mirino, il tizio. Però non ho capito se Barbie, qualcuno si è messo in mezzo. Io quindi stavo iniziando a sparare e poi mi sono bloccato. Perché c'era lui. E poi, come cazzo ho fatto a morire? Da dove è arrivato il colpo? Boh, vabbè, comunque. Vaffanculo, sono già morto. Colpo e basta e sono morto. Ecco, poi c'è... Ah no, il tizio era qua. Ok, allora mi ha sparato lui. Comunque, dai, che sfiga, vaffanculo. Che sfiga, che sfiga. Che sfiga. Perché Barbie è rimasto intattissimo. Forse si è preso un colpo anche da me. Vabbè, dai ragazzi. Buonanotte a tutti, ci vediamo domani per l'ultima live della settimana. Sì, domani è giovedì, cioè oggi, perché abbiamo superato mezzanotte. Quindi buonanotte, ciao ragazzi, let's go, facciamolo.